Ma questa successione cosa significa? Per noi significa sostanzialmente che il passato non è più. Questo significa. Noi non diciamo il passato è passato, diciamo il passato non è, non è più. Il presente è, anche se dilegue immediatamente, e il futuro non è ancora. Non diciamo il futuro è futuro, no, diciamo il futuro non è ancora. Questa è la nostra idea, no? Ma è un'idea paradossale, è un'idea contraddittoria. Buonasera a tutti, bentrovati. Siamo qua questa sera all'appuntamento conclusivo della nostra biblioteca illuminata e diamo un caloroso, ma veramente caloroso, benvenuto al professor Cacciari. Grazie, essendo l'appuntamento conclusivo mi faccio interprete, penso, del pensiero di ognuno di voi nel fare un grandissimo applauso a Gustavo Cecchini per i motivi che penso tutti sappiate. Io lo ringrazio delle belle serate di approfondimento che ci ha fatto trascorrere in tutti questi anni e vi rassicuro sul fatto che comunque troveremo una formula nuova, ma continuerà a collaborare con la nostra amministrazione per altri eventi, quindi state certi che queste belle serate non finiranno qua. Buona serata, lascio la parola a Gustavo Cecchini. Sarò brevissimo, anche da parte mia un saluto. Siamo all'ultimo appuntamento con questi quattro incontri dedicati appunto al Pantarei Meditazioni sul Tempo, dopo Vito Mancuso, dopo Ivano Dionigi, dopo Umberto Galimberti. Chiudiamo questa sera con Massimo Cacciari, che il pubblico di Misano conosce molto bene e che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Io colgo l'occasione appunto per ringraziare tutti voi di questo infinito affetto che avete dimostrato in questi giorni nei miei confronti. Vi ringrazio, vi abbraccio tutti, avremo occasione di risentirci, ma intanto questa sera Pantarei Meditazioni sul Tempo, Massimo Cacciari. Bene. Buonasera a tutti. Non so che cosa abbiano detto i miei amici, i colleghi che sono intervenuti prima di me, e quindi può essere che qualcosa venga ripetuto. Io cercherò di mettere in evidenza, se mi riesce, in modo molto semplice, facendo appello soprattutto all'esperienza di ciascuno di voi, senza molta dottrina. I problemi, le contraddizioni, le aporie che incontriamo quando affrontiamo questa questione per tutti così vitale come il tempo. Che cos'è? Non è. Certamente non è una cosa, no? Non è niente che possa essere assoluto, cioè astratto, absolvere, astrarre dalla nostra esperienza, e questo lo sappiamo benissimo a partire almeno da Kant, no? Che non è possibile concepire il tempo se non come una forma, non un oggetto, non una cosa, ma una forma della nostra esperienza. Noi esperiamo le cose attraverso il tempo, anzi diciamo attraverso lo spazio e il tempo, che sono, dice Kant, forme a priori della sensibilità. Noi sentiamo sensibilità le cose attraverso spazio e tempo, che però sono forme a priori, cioè non derivano dalla sensibilità. Non è che i nostri sensi ci dicono: ah, ecco, questo è il tempo, come i miei sensi mi dicono: ah, ecco, questo è un quaderno. I miei sensi non mi dicono: ah, questo è il tempo, ah, questo è lo spazio. Sono le forme a priori della sensibilità, ma che non derivano dai sensi.
sono le forme attraverso le quali i nostri sensi avvertono le cose. All'esterno lo spazio, all'interno il tempo. Cioè noi con la forma a priori dello spazio sentiamo le cose come fuori di noi, con la forma a priori del tempo noi le sentiamo in noi. Quindi diciamo che tutta la filosofia, la scienza, il mio discorso sarà insieme filosofico e scientifico, per quanto posso ovviamente, per concludersi appunto in termini filosofici, ma i primi passi saranno tutti filosofico-scientifici. Su questo sono d'accordo tutti, filosofi e scienziati. Lo spazio e il tempo sono forme a priori, non derivano dai sensi, sono forme, non sono delle cose. Quindi da questo punto di vista una grande differenza rispetto in fondo al fondatore della fisica moderna insieme a Galileo, che è Newton, perché Newton affermava che lo spazio e il tempo sono assoluto spazio e assoluto tempo, cioè le intendeva come delle realtà. Qui c'è una grande differenza tra la posizione kantiana e la posizione newtoniana, perché appunto Kant nega che lo spazio e il tempo siano qualcosa di reale, non hanno nessuna realtà, sono forme con le quali noi percepiamo la realtà, ma che non sono realtà, sono le forme con le quali percepiamo la realtà. Quindi possiamo anche dire che sono reali in quanto funzionano, ma non sono realtà come degli enti, come delle cose. Su questo la condivisione totale, cioè non, senza Kant non ci sarebbe Einstein, insomma, per intenderci, è chiaro. E gli grandi scienziati della fisica contemporanea riconoscono tutti questo debito filosofico, Hume, Kant, a tutti quelli che hanno criticato la posizione della fisica classica, da Galileo a Newton, per cui spazio e tempo erano spazio e tempo assoluti, delle realtà. Allora, se non sono delle realtà, è chiaro che non ha alcun senso dire che noi abitiamo il tempo, cioè che c'è un tempo dentro cui ci siamo noi, come c'è un vaso, un contenitore dentro cui ci sono i pesciolini rossi, no? Noi non abitiamo il tempo così, è evidente, neanche tanto, perché appunto dal punto di vista della fisica classica vi è un tempo che è assoluto, così come lo spazio. Quindi noi non abitiamo il tempo, no? Ma vedremo alla fine, piuttosto appunto siamo tempo, non lo abitiamo. Ma in che termini siamo tempo? Allora noi abbiamo questa idea del tempo, andiamo piano piano, ma vi pregherei di ragionare per conto vostro nella testa, cioè non sono conoscenze libresche. E primo aspetto, a noi pare che ci sia una successione, no? C'è un prima, c'è un'ora, c'è un poi. Ma siamo sicuri? Cosa significa questa successione? Prima non è più l'ora ora, che poi evidentemente viene immediatamente superata, e un poi, ogni ora si affaccia ad un poi, una successione. Ma che cosa ci assicura di questa idea del tempo come di una successione da un prima a un'ora a un poi? Perché invece di pensare ad una successione non pensiamo invece a tre stati, è il passato, è il presente, è il futuro. Non potremmo dire così? I nostri idiomi non dicono così, perché i nostri idiomi, quasi tutti gli idiomi indoeuropei ma anche semitici, usano per il tempo passato, per il tempo presente, per il tempo futuro delle radici diverse. Questo è strano, no?
quindi delle radici diverse, e quindi noi abbiamo forse un'illusione linguistica che deriva dai nostri linguaggi, dai nostri idiomi. Noi abbiamo l'idea che vi sia una diversità sostanziale tra passato, presente e futuro. Usiamo delle radici diverse per declinare i verbi al passato, al presente e al futuro. Ma non potremmo dire è il passato, è il presente, è il futuro. Ci sono gli idiomi orientali che fanno esattamente così, che non hanno la nostra declinazione dei tempi, come diciamo noi, ma usano proprio forme di questo genere. È il passato, è il presente, è il futuro. Tre stati, come tre dimensioni dello spazio, che sono simultaneamente tutte e tre. Avanti, indietro, sopra, sotto. Cosa li mettiamo in successione? No. Tre dimensioni dello spazio. Ma non potrebbero essere intese così anche le dimensioni del tempo? Sì. Che cosa lo vieta? La nostra lingua lo vieta, che usa radici diverse. Ma questo non è assolutamente necessario. Il greco, il latino, l'italiano, le lingue romanze, le lingue slave, le lingue germaniche. Ma non mica sono tutte le lingue. Dubbio. Quanto del nostro modo di pensare è influenzato dalle nostre lingue? Quanto? Comunque non c'è nessuna necessità a intendere il passato come ciò che è passato e basta, e non l'è del passato, eccetera, eccetera. Tre stati, perché non li intendiamo come tre stati e li mettiamo in una successione? Secondo aspetto, ma questa successione cosa significa? Per noi significa sostanzialmente che il passato non è più. Questo significa, noi non diciamo il passato è passato, diciamo il passato non è più. Il presente è, anche se dilegue immediatamente, e il futuro non è ancora. Non diciamo il futuro è futuro, no, diciamo il futuro non è ancora. Questa è la nostra idea, no? Ma è un'idea paradossale. È un'idea contraddittoria, perché come facciamo a dire che il passato non è più? Noi intendiamo nello stesso tempo che il nostro presente è generato da quel passato, o mi sbaglio? E che il futuro è generato dal nostro presente, o mi sbaglio? Ma se diciamo che il nostro presente è generato da quel futuro, da quel passato, e che il futuro è generato da questo presente che a sua volta è generato da quel passato, cosa devo intendere? Non posso che intendere che in quel passato era già il mio presente e il mio futuro, se no questo presente e questo futuro da dove nascono? Da lui, dal passato. Ma per nascere dal passato, quel passato deve averli già in sé. Se non li ha già in sé, questo presente e questo futuro nascono da che cosa? Dal nulla. Ma come fa qualcosa a nascere dal nulla? Nasce dal passato. Ma se nasce dal passato, vuol dire che il passato l'ha già in sé. E quindi, paradosso totale, significa che il passato è insieme presente e futuro, che il presente è insieme passato e futuro, e che il futuro è insieme passato e presente. Un bel pasticcio, ma è inesorabile logicamente che sia così. E quindi questo tempo come lo acchiappo? Non certo come successione. Come faccio a intenderlo come successione? Ripeto, posso intenderlo come successione soltanto se intendo che il passato diventa presente e il presente diventa futuro. Ma in questo diventare nego il passato. Il passato non è, e nel futuro non è, nel presente e nel passato. Non è. Li nego, non è, vuol dire negare. Ma non posso negarli, li nego e non posso negarli, perché quel presente e quel futuro non possono che nascere dal passato, se no nascono dal nulla, o nascono dal passato o nascono dal nulla. Ma come fa qualcosa a nascere da nulla?
Quindi come faccio a superare questa aporia? Risposta scientifica. Fondamentale, i filosofi che le ignorano devono cessare di fare i filosofi, perché appunto di cosa si interessano se no? Di chiacchiere? La risposta: bada che il tempo è soltanto la misura del tempo, nient'altro che la misura. Non stare ad andare in cerca che cos'è il tempo, è una misura. Una misura di che cosa? Una misura di questo fenomeno fondamentale che regola tutta la vita dell'universo finora conosciuto, cioè che uno stato, qualsiasi stato, passa da una situazione di ordine a una situazione di disordine, beve entropia negativa e la ritorna all'ambiente in forma degradata. Ogni stato si consuma, detto volgarmente. Questo è il secondo principio della termodinamica e permette una misurazione precisa di come avviene questo processo di degradazione, tra virgolette. Una misura precisissima. Il tempo è questo. Quindi niente di metafisico, una misura, forma kantiana, una misura. Primo problema. Ma questa legge si combina con l'altra, e cioè con una legge di conservazione dell'energia. È vero che io mi degrado, ma l'energia nel suo insieme, la somma, il complesso, non viene meno, rimane uguale. Quindi questo lo sapevano anche gli antichi. Dove non esiste il niente assoluto, con buona pace del mio maestro Severino, nessun classico ha mai parlato del nulla assoluto, non c'è. C'è questo principio: l'ente individuale si degrada, si consuma, no, ma la somma complessiva dell'energia rimane quella. La visione ciclica tipica del classico: nulla viene dal nulla e nulla finisce in nulla. Nulla viene dal nulla, non c'è nessuna produzione dal niente. C'è la produzione da una materia, chiamiamola energia, che rimane identica, uguale a sé. Da questo si generano i mondi che finiscono, legge della termodinamica, e vengono riassorbiti in questa, nel ciclo. Quindi nulla nasce dal nulla e nulla finisce in nulla. Vi è una trasformazione perenne. Ogni ente paga il suo fio, esiste, si consuma, si degrada, ma non finisce nel niente, viene riassorbito. L'energia complessiva rimane quella, il ciclo rimane quello. Ma qual è il problema? Due problemi che i classici non potevano vedere, ma che il contemporaneo vede. Il primo, che questa legge può essere intesa soltanto in termini statistici e probabilistici, non ha nessuna necessità intrinseca. Questa, chiamiamola, per usare un'immagine nota a tutti, questa freccia del tempo per cui l'ente appare, si consuma, si degrada e finisce dove finisce, non certo nel nulla, che non esiste né nella filosofia seria né nella fisica né nella scienza. Si degrada. È una legge statistica probabilistica, non ha nessuna necessità. Boltzmann, il grande fisico Boltzmann, morto suicida a Duino, dove Rilke compone le sue elegie. Morto suicida perché nessuno compriva allora, fine 800, il carattere rivoluzionario di questa sua affermazione. Questa legge ha un carattere statistico, probabilistico. La freccia del tempo non ha alcuna necessità. Se noi avessimo a disposizione, se l'universo è sufficientemente grande e il tempo infinito o prossimo all'infinito,
Può essere benissimo che la freccia del tempo si inverta. Questo può essere dato esattamente come può essere dato, faccio un esempio banale, che se noi continuiamo all'infinito a giocare lo stesso gioco, lo stesso scopone, ecco, può essere che a un certo momento ci torni la stessa identica smazzata, tutti abbiano le stesse carte e si svolga lo stesso gioco. Basta avere il tempo infinito, basta avere a disposizione un tempo infinito. Quindi tutte le leggi assumono un carattere statistico probabilistico nella fisica contemporanea, tutte le leggi, ma il grande genio rivoluzionario che ha capito in quel momento straordinario, Vienna, l'epoca della crisi, che le leggi fisiche avevano questo carattere, è stato Boltzmann. E tutti i filosofi dovrebbero leggere solo Boltzmann, perché è quelli geni filosofico-scientifici. Mentre al più si leggono Mach, che non è neanche paragonabile a Boltzmann, che è un neoempirista sostanzialmente. Bene, allora, primo aspetto, non è necessaria questa freccia del tempo, assolutamente. Ma poi, secondo aspetto fondamentalissimo e scientificamente comprovato da grandi biologi, da grandi chimici, e che appassiona anche tutta la scienza fisica. Quale? Che gli organismi, è vero che soggiacciono la nostra esperienza, no? Alla freccia del tempo, tutti noi, ahimè, facciamo esperienza e sulle ahimè ci torniamo di questa seconda legge della termodinamica. Però è altrettanto vero, è altrettanto documentato scientificamente, che ogni organismo, in modo diverso, mette in campo dei comportamenti antitermodinamici. E più l'organismo è complesso, più questi comportamenti antitermodinamici hanno forza, hanno peso, hanno importanza. L'organismo che più li dimostra è la nostra biosfera. La nostra biosfera è tutto un comportamento antitermodinamico, cioè tutto in lotta contro la sua degradazione, contro il suo disordine, contro la sua tendenza al disordine. Non la vince questa tendenza, noi non abbiamo assolutamente esperienza della inversione della freccia del tempo, ne abbiamo soltanto un concetto, quello boltzmanniano, abbiamo soltanto il concetto che può invertirsi la freccia del tempo, nessuna esperienza ne abbiamo. Tuttavia abbiamo esperienza quotidiana in ogni organismo di comportamenti antitermodinamici. La biosfera in generale, ma dentro la biosfera ogni ente, dal granello di sabbia a che cosa? Alla nostra mente. La nostra mente è l'esempio più clamoroso di un comportamento antitermodinamico. Da quando abbiamo una mente, e soprattutto questa mente ha prodotto una coscienza, quel dono di sé, come dice Damaso, il grande psicologo, il grande neuroscienziato, il dono del sé, da quando abbiamo ricevuto questo dono noi, e ci siamo evoluti dalla nostra famiglia di primati, noi, il nostro cervello funziona essenzialmente appunto contraddicendo la freccia del tempo in tutti i modi possibili e immaginabili. Alcuni chiarissimi, ma tutti sono così, tutti. Le religioni, la scienza, la medicina, l'arte, sono tutti comportamenti antitermodinamici. Manifestazioni di questa coscienza, di questa mente coscienza che lotta contro la freccia del tempo. Quindi il tempo è un'esperienza, questa forma a priori del tempo che ci permette appunto di esperire le cose come dominate apparentemente da questa legge, da questo destino, da questo fato. In realtà non è così proprio, perché appunto
tutti gli enti, tutti gli enti si mostrano in contraddizione a questo destino e a questa legge. Come? Vediamoli in generale. Prima di tutto, contraddicendo la nostra esperienza, e sto parlando della nostra esperienza, credo l'esperienza veramente, anzi, senz'altro l'esperienza di tutti. L'esperienza di tutti è questa fondamentale. Ma come? Possiamo stabilire a questo proposito una sorta di legge universale, come era quella dello spazio e del tempo assoluti, o anche quelle di Kant, una forma a priori ma uguale per tutti. Tutti noi abbiamo questa forma a priori. Ma se questo si esplicita poi in questi comportamenti specificatamente antitermodinamici, poi vediamo se si può ipotizzare una loro anche vittoria, tra virgolette, tra 10.000 virgolette, ma se questa forma a priori del tempo si esplicita poi in questi comportamenti, cosa significa? Significa che non può essere nulla semplicemente di a priori uguale per tutti, perché ogni organismo ha i suoi specifici comportamenti. La mia mente, la nostra coscienza, o la coscienza di ognuno ancora di più, perché più l'organismo è complesso, più i suoi comportamenti sono specifici, singoli, meno riportabili ad un genere, no? I comportamenti degli animali si assomigliano infinitamente di più dei comportamenti nostri. Certo, anche i nostri hanno una serie di comportamenti analoghi, che ci permette appunto quindi di fare sociologia, eccetera, eccetera, perché sono comportamenti analoghi. Però è chiarissimo, no? La diversità enorme, ontologica, tra il modo in cui l'organismo animale manifesta la sua tendenza antitermodinamica e il modo in cui la manifesta la mia coscienza. Quindi più l'organismo è complesso, più arriviamo a dire che cosa? Arriviamo a dire che non c'è un tempo a priori, tantomeno assoluto, ma che ognuno è il suo tempo. Che ognuno è il suo tempo. E che quindi non c'è nessuna durata comune, nessun continuum comune, non c'è nessun pantarei, tutto che corre, ma niente affatto, non c'è nessun pantarei. C'è ogni singolo che corre, punto di domanda, abbiamo già visto, perché dici che corre? E perché non dici che prima, ora, dopo sono degli stati? Perché dici che corre? Non ti capiterà mica di quell'illusione che capita a tutti quando andiamo al cinema, che vediamo un continuum che invece è una successione di fotogrammi? Perché dici che corre? Perché ipotizzi questo continuo come il continuo del fiume? Non c'è nessun continuo dove tutti panta corriamo, né niente di questo. Ma non c'è neanche un fiume di ognuno. Perché ci deve essere un fiume di ognuno? Perché il mio tempo deve essere un continuum, una durata? Fate caso, vi sembra che il vostro tempo individuale di ciascuno sia un continuum e una durata? Provate a pensare, ognuno di voi ora, e vedete come questa ora vostra si dilata. Che cos'è? L'ora, che cos'è l'ora? L'ora e c'è un prima e un dopo, ma dove? L'ora e c'è, e questa ora che cos'è? Piena della memoria di ciascuno e piena di che cosa? Di ciò che ciascuno anticipa, prevede, spera, teme. È piena di passato e di presagio. L'ora si dilata. Che cos'è l'ora? Questo punto qui, l'ora. Ma chi ha fatto esperienza del punto ora? L'ora è quello che dicevo prima.
è generata dal passato ed è tutta presagio di un futuro, ed è tutta attesa, ed è tutto tentativo disperato di previsione. E perché cerchiamo sempre di prevedere? Ma cerchiamo sempre di prevedere le leggi scientifiche, tutti noi cerchiamo di prevedere, perché cosa? Ma proprio perché lottiamo contro la freccia del tempo, no? Prevediamo perché prevediamo? Ma perché, perché temiamo che il futuro sia il futuro della nostra fine, e prevediamo per evitarla, per rimandarla, per ritardarla. Quindi nessun continuum, nessuna durata, non c'è questa durata. Il tempo di ciascuno di noi è tutto buchi, tutto strappi, tutto discontinuità. Provate a ricordare. E cosa ricordate? Ricordate che cosa? Ricordate secondo una durata? Ricordate assalti. Ricordate mettendo insieme degli eventi che sono strapassati, che magari avete dimenticato e vi riemergono in questo istante, con altri che invece vi sembravano importantissimi per voi, che scompaiono. Simultaneità, com'è che ricordate? Ricordate tempi diversi in simultanea. In simultanea. Questo è il nostro tempo. È fatto di strappi, di discontinuità, non c'è nessun continuo, non c'è nessuna durata. Ecco la complessità del problema. La complessità del problema. E queste riflessioni, il bello o il brutto di queste riflessioni è che appunto possono comportare un'integrazione molto stretta a volte, questa idea di simultaneità, anche con la stessa scienza, no? La scienza contemporanea, la fisica contemporanea ha, virgolette, scoperto alcune cose inammissibili per la fisica classica, ma che hanno molto a che fare col funzionamento del mio cervello, molto a che fare. Però questa idea di simultaneità, la fisica contemporanea vede degli eventi totalmente scollegati tra di loro, che apparentemente, anzi senz'altro, non hanno alcuna relazione tra di loro, non possono in alcun modo influenzarsi, comportarsi in modo analogo. Simultaneità, com'è possibile? Ma Jung l'aveva detto, nelle sue ricerche psicanalitiche aveva trovato queste simultaneità. Pauli, il grande fisico, premio Nobel, uno dei fondatori teorici della fisica quantistica, legge Jung, entra in rapporto con lui ed è affascinato da queste ricerche. Mi succede la stessa cosa in laboratorio. Non c'è nessuna... Viene meno che cosa? Viene meno quel legame che è necessario se noi intendiamo il tempo come un continuum, una durata, un processo, del legame causa-effetto. Perché in un continuum tutto si lega secondo la legge di causalità. Ma forse che quando ricordate qualcosa le cose vi si collegano secondo la legge di causalità. Voi ricordate questo e lo collegate a quell'altro in base alla legge di causalità. Ma quando mai? Il nostro cervello non funziona così. Il nostro tempo non funziona così. Il nostro tempo non funziona così. Ecco, allora, non è necessario il Pantarei, non è necessario. Bisogna destituirlo di qualsiasi necessità. Non è necessaria l'idea del tempo come un continuum, come una durata. Il tempo è ciascuno di noi, è il suo tempo. Abbiamo in comune che cosa? La misura del tempo. Bene, utile, la misura del tempo. Abbiamo una misura del tempo che ci permette di dirci tutti, beh, diamoci appuntamento domani alle 9. Abbiamo una misura del tempo che è utile anche per i fisici, certo, misurano il tempo. Ma questo è una misura, non è il tempo, è una misura, un artificio, una convenzione che ci permette appunto di intenderci, un mezzo, uno strumento, non ha nulla a che fare col tempo. Il tempo è quella straordinaria complessità che ho cercato di indicare.
Che non è il tempo che è complesso, è la nostra mente, è la nostra coscienza che è complessa, è l'organismo vivente che è complesso, perché da noi tutti i problemi che ho detto si danno all'ennesima potenza, ma è nel granello di sabbia che si danno nello stesso termine dal punto di vista ontologico. Noi siamo perfetti per quanto ne sappiamo al momento, dal punto di vista della complessità della nostra coscienza, ma c'è ma non c'è una diversità sostanziale con gli altri enti, c'è un diverso grado di perfezione, come dicevano gli Spinoza, i Leibniz, un diverso grado di perfezione. Man mano che ti sali nel grado di perfezione, la complessità aumenta, e aumenta appunto la forza, l'intensità con cui noi lottiamo contro la freccia del tempo, con cui noi non vogliamo morire, vogliamo vivere, come diceva Spinoza: nulla mi è più estraneo dell'idea di morte, io voglio vivere, e vivere perfettamente. Vivere perfettamente significa reagire a tutto ciò che mi, non solo che contrasta la mia volontà di vita, ma anche che mi accomuna a tutti gli altri, perché io voglio vivere libero, cioè voglio vivere io come singolo, non soltanto come specie. Questa è la grande diversità rispetto alle altre specie animali, che vogliono vivere, ma il loro comportamento è sempre rivolto a far vivere la specie. Anche noi, certamente, ma la nostra, diciamo, perfezione sta proprio in questo, che noi vogliamo vivere perfettamente da singoli e non semplicemente come specie, da singoli. E soltanto, e siamo soddisfatti della nostra vita quando riusciamo a combinare la nostra volontà di vita da singoli con la volontà di vita della specie. Ma il nostro intelletto vuole che siamo noi singoli a vivere, quindi siamo in lotta contro questa freccia del tempo. Vogliamo vivere, e vivere al massimo della forza che ci è data, che ci è concessa, al massimo della potenza. È così, è inutile che lo neghiamo, è inutile che facciamo i buoni, tra virgolette, a vanvera, perché è questa che determina la nostra complessità. Perdiamo? Sì, perdiamo. Siamo sconfitti. Alla fine siamo sconfitti. Siamo sicuri di essere sconfitti? Di che tipo di sconfitta è? Sembrerebbe che questa nostra lotta alla fine, quella di ognuno di noi, ripeto, senza durata comune, senza tempo comune, senza tempi assoluti, senza forme a priori uguali per tutti. Il tempo sono io, il tempo sei tu. Ma questo comportamento, in cui mettiamo in gioco tutte le nostre capacità, tutta la nostra scienza, tutti i nostri saperi, tutte le nostre arti, come tutti gli altri animali, ma noi infinitamente con maggiore potenza, con maggiore perfezione, sembra destinata alla sconfitta, al naufragio. Da qui le religioni. Questo grande fenomeno, appunto, tipico dell'uomo, che è la religione, e che si spiega soltanto antropologicamente, soltanto da questo punto di vista, è chiaro, no? No, reagisco a questo naufragio che sembra inesorabile. Reagisco. Però sento che non è mia potenza la vittoria su questo ultimo nemico, no? La vittoria su questo ultimo nemico non è il mio potere. Può essere in potere soltanto di qualcosa, qualcuno che mi trascende. Questa è la religione. Enorme fenomeno psichico,
culturale nel senso antropologico del termine, che accomuna un po' tutte le tradizioni e che non può essere fatto proprio dalla filosofia e dalla scienza, è evidente. Perché? Perché comporta un atteggiamento di fede, mentre filosofia e scienza devono dire soltanto ciò che sanno. Dire ciò che si sa significa dire l'osservabile, per forza, l'osservabile. La religione afferma l'inosservabile. Nessuno ha mai osservato la vita al di là, nessuno ha mai osservato la salvezza da questo ultimo nemico. Guai a prenderla come superstizione, è un fatto antropologico connesso a tutto ciò che vi ho detto prima. Tutto ciò che vi ho detto finora comporta questa possibilità, cioè comporta la possibilità di una dimensione religiosa, ma questa non può essere fatta propria dalla filosofia e dalla scienza, perché comporta ciò che trascende l'osservabile, e filosofia e scienza sono tali fin tanto che discutono dell'osservabile. Nulla vieta ovviamente che ci possano essere tutte le relazioni, le discussioni, i dialoghi di questo mondo tra queste due dimensioni, ma non ci può essere nessun pasticcio, come invece capita continuamente, e ne avrete sentito anche in questo ciclo qualcosa, penso, visto i predecessori. E allora i filosofi e la scienza devono arrendersi, devono dire bene, è probabile che vittoria non ci sia data, continuiamo a cercare, è probabile, non c'è nulla che scienza o filosofia possano dire è necessario, nulla. Neanche 2 più 2 fa 4, neanche nulla. Neanche il sillogismo più ovvio, no? Il famoso sillogismo di Socrate, eccetera. Tutti gli uomini sono mortali. Tutti chi? Li hai visti tutti, Socrate, gli uomini? Quindi, possiamo dire, scienza e filosofia possono soltanto fare tutto il ragionamento, naturalmente, che vi ho espresso in modo molto, diciamo così, popolare, ma credo comprensibile, e alla fine dire va bene. È altissimamente improbabile, ma rientra nell'ambito della probabilità e della possibilità che la nostra coscienza, la nostra mente, giunga a vincere, ad elaborare comportamenti antitermodinamici così perfetti da invertire la freccia del tempo o da bloccarlo, da arrestarla. Questo è il nostro sogno. Più la nostra specie si evolve, più elabora questo sogno, che ha una dimensione anche volgare, se volete, no? Utilitaristica, eudemonistica. Ha una dimensione grandiosa, grandiosa. Come si fa a negare la grandiosità di questa idea che la nostra mente, la nostra coscienza ha elaborato? Come si fa a negare la grandezza delle imprese, dei risultati, dei successi che lungo questa, in base a questa volontà di vita, diciamo così, la nostra specie ha elaborato? Come si fa a negarlo? Di essere proprio dei pazzi reazionari per negare, no, la grandezza di, diciamo, filosofico, metafisica di questo sapere, di questa scienza. Dobbiamo arrenderci semplicemente a questo? No, non credo. Perché? Sempre elaborando la questione da un punto di vista di idee, da un punto di vista di concetti, noi possiamo dire, senza nessun appello ad una dimensione religiosa, ad una trascendenza, noi possiamo tranquillamente dire che l'unica cosa affermabile in base al famoso principio che da un punto di vista di probabilità
condanna all'insuccesso i nostri comportamenti, condanna all'insuccesso la nostra volontà di perfezione, di vita perfetta, noi possiamo dire che sì, ad un certo punto, in un certo momento, ognuno di noi a modo suo, perché se si vive da singoli proprio certamente si muore. Nella morte davvero sei perfettamente solo. A un certo punto noi non siamo più, nel senso noi scompariamo, non siamo niente. Non siamo niente, perché siamo partiti da quel punto. Forse che il passato non è più, no, è passato. E allora a un certo punto io sono passato. E mio figlio e mio nipote è futuro. Non è ora, perché non è ora, è domani. Perché non posso dire così e pensare così? Certo che posso, senza nessun appello ad alcuna trascendenza. Se sono ora, sono anche passato, perché posso essere soltanto dal passato, può essere soltanto questo il mio passato che ha prodotto il mio presente. E domani non sono più? No. Domani sono domani. Perché non posso dire così e pensare così? Ciò che scompare non è, ma chi l'ha detto? Chi ha detto che ciò che scompare non è? Non è più, è niente. Ma come? Come si fa ad affermare? Si trasforma? Apparirà in un'altra forma? Muterà? Non lo so. So che non posso dire non è più. Questo è logicamente erroneo. È un errore logico. Non è. Logicamente posso dire soltanto che è scomparso. Ciò che scompare è niente. L'inosservabile è niente, e qui da nuovo la fisica, la scienza mi viene in aiuto. L'inosservabile è niente, ma la scienza contemporanea è andata a caccia dell'inosservabile continuamente. A volte l'ha visto l'inosservabile, a volte no. Ora la fisica contemporanea sa benissimo che è in base all'energia che puoi mettere in campo, che tu spacchi il nucleo e tiri fuori tutto quello che vuoi all'infinito. Che cosa ormai tiri fuori? Qualcosa che vedi? Degli atomi? Qualcosa che ha materia? Ma trai fuori sostanzialmente delle formule geometrico-matematiche. La struttura della materia ormai è come la voleva Platone, sono numeri. Non è la scienza che va a caccia dell'inosservabile e lo determina anche e lo trova anche, in che forma? Ma in forma matematico-geometrica, cioè in forma non materiale. Noi pensiamo ancora appunto a qualcosa di materiale dopo, e così anche le religioni in qualche modo, ad una vita che ha qualche cosa che ancora è qualcosa di corporeo. No, noi dobbiamo pensare ad una vita che è smaterializzata completamente, che è del tutto spirituale, che è fatta di ritmo, di numero, di armonie, di musica. Perché non possiamo pensare così? La materia è fatta così, la fisica adesso ci dice che la costituzione ultima della materia è questa. Non c'è nessun atomo fondamentale, non c'è nessun pezzettino di materia fondamentale che intorno a cui si aggrega questa molteplicità di forme e di figure che è il nostro mondo.
possiamo dire che è energia, ma è energia, bene. E allora io mi muto, mi trasformo, non divento niente, ma scompaio dall'osservabile per essere energia inosservabile, per essere spirito inosservabile. E questo non c'entra niente con la religione, questo è filosofia, logica e scienza. E allora perché non procedere in questa direzione? Perché non pensare così? Questo rende superstiziosa la fede religiosa, eccetera? No. Tutto sommato il problema è lo stesso, declinato diversamente. Da un lato c'è qualcosa che in qualche modo tende a far continuare, ma fino a un certo punto, ma tende a far continuare un apparire appunto ancora sensibile, no? Un apparire ancora sensibile, anche se questo viene avvertito come contraddizione in tante grandi correnti mistiche, dove davvero invece la vita futuri, la vita del futuro, la vita paradisiaca è davvero in fondo pura luce, e in cui la figura sensibile scompare nella luce, diventa, diremmo oggi, diventa informazione. E non possiamo ragionare così. Tu dici ti annulli, no, scompari dall'osservabile, ma che l'informazione che tu rappresenti finisce con te? È difficile pensarlo, è difficilissimo pensarlo, perché in ogni istante da questa terra partono fasci di informazioni che girano per l'universo. E chi ti dice che non vengono colti altrove? E chi ti dice che il tuo presente non sia contemporaneo di un futuro di miliardi di anni, miliardi di anni, chissà dove? Perché non bisogna ragionare così? Perché non si può ragionare in questi termini qui? Logicamente, non c'è nessuna ragione logica per cui io dica che domani non sono. Sono domani come sono oggi, come sono ieri. Sono. In forme diverse? In forme diverse. E con ciò? E con ciò? In forme diverse. La trasformazione da una forma all'altra significa che la forma precedente muore? Che la forma precedente si annichilisce? Ma niente affatto. La forma precedente tanto poco si annichilisce in quanto produce questo effetto, e non c'è nessuna causa che sia causa soltanto senza essere collegata all'effetto. Quindi nulla si crea e nulla si distrugge, nulla si crea e nulla si distrugge, e nemmeno la singola figura di ciascuno può crearsi o distruggersi. Se è ora, vuol dire che apparteneva, vuol dire che mi apparteneva al mio ora un passato, e se sarà domani vuol dire che appartiene al mio presente questo domani. Così si collegano le cose. Questa è la complessità delle figure del tempo e delle forme del tempo, su cui sta lavorando, io ritengo, la migliore scienza e anche la migliore filosofia. Grazie davvero Massimo Cacciari per questa bella lezione sulle forme del tempo, con tanti interrogativi, tanti spunti che possono essere oggetto di discussione, se volete. E, appunto, chi vuole fare le domande a professore Cacciari si faccia notare, ecco, che un microfono sarà a vostra disposizione. Come facciamo a reagire a questo naufragio, diceva prima Massimo Cacciari. Che naufragio? Che naufragio? Sì? Che naufragio? Che è inevitabile. Ma che naufragio? Non hai capito niente. No. Buonasera. Detto così. La mascherina ce l'hai.
microfono, sì. Dimmi. Chi c'è? Gustavo, qua un attimo che mette la mascherina. Grazie, scusa. Perfetto, sì. Chi è? Sera. Nel discorso in cui il futuro è determinato dal presente e dal passato, che quindi sono tre stati diversi che coesistono, praticamente il libero arbitrio non esiste, quindi il libero arbitrio non esiste, perché se tutto è già determinato dal passato, cioè tutto è già scritto in un certo senso. Ma no, perché nessuna causa determina l'effetto in modo deterministico. Anche questo sappiamo benissimo con la scienza contemporanea. Che ci siano delle cause non significa che le cause determinino in modo assoluto l'effetto. Nessuna. L'esempio caratteristico che fanno per essere compresi anche alcuni grandi fisici, no? È quello del flipper. Tu calcoli perfettamente la pressione da dare alla pallina al momento della partenza. La pallina è quella, la pressione è quella, la macchina è quella, tutto calibrato identicamente, e non ti verrà, e poi parti e non ti verrà mai fuori lo stesso punteggio. Mai. Eppure è tutto misurato esattamente, non c'è nessuna variazione tra un lancio e l'altro. Quindi chiamalo come vuoi. Uno dirà perché è il mio libero arbitrio, un altro dirà il caso, un altro dirà, ma comunque nessuna causa determina in modo assolutamente meccanico, meccanicistico, deterministico il suo effetto. Altre domande? Sì, no. Sì, buonasera professore. Prego. È un ritorno a Parmenide? Ma in un certo modo, perché no? Sì, nel senso che non è in alcun modo possibile decretare appunto che un ente muoia, che un ente venga dal niente e finisca in niente. Non è assolutamente decretabile questo dal punto di vista logico. Quindi da questo punto di vista, se vuoi, anche Parmenide, certo, non... Poi bisogna intendersi su questo, su quale Parmenide intendeva col ton, con l'essente, perché se lo intendi come essere nel senso della totalità dell'essente, qui è un problema di filologia anche, no? di interpretazione del testo, ma può essere inteso come la totalità dell'essente. E allora è questa che vive e non puoi pensare che muoia, e per essa non può esservi né nascita né morte, eccetera eccetera. O lo puoi intendere come il singolo essente che è, e quando dici che è non puoi dire insieme che non è, e qui le interpretazioni possono divergere. Io credo che, in coerenza poi con tutto il concetto di physis che avevano i sapienti o i filosofi di quel momento, cioè prima della filosofia classica greca, Platone, poi Aristotele, eccetera eccetera, io penso che il ton sia proprio la totalità dell'essente, e questo intendesse Parmenide. Però si può anche intendere come l'essente singolo, perché il principio per cui tu non puoi dire che ciò che è non è, puoi anche rivolgerlo all'essente nella sua singolarità e specificità. Ogni singolo essente è divino, cioè è e non può non essere, è e non può morire. Oppure la totalità dell'essente. Questo è. Io credo, in coerenza col titolo stesso dell'opera di Parmenide, Perifiseos, che questo intendesse Parmenide, però.
Altre domande? Qua. Prego. Ah, sono qua. Ma sono stata anche qua. Sì. Intanto siamo qua. Qua. Qua, ma qua, okay, ma da dove viene? Prego. Allora, mi viene da integrare l'idea di spazio e tempo con questo. Mi viene da dire che l'aspetto essenziale che tra l'altro accomuna esseri umani e tutto il mondo animale e vegetale e che quindi determina il concetto di spazio e tempo è alla base la necessità, la capacità di percepire il cambiamento. Percepire il cambiamento in realtà che è essenziale per la sopravvivenza, perché se non si percepisce il cambiamento, dal cambiamento si viene travolti. Allora all'essenza c'è questa capacità di percepire il cambiamento che poi si può declinare, e nell'uomo si declina nella sensazione dello spazio, la sensazione del tempo, ma alla fine come punto di partenza c'è questa percezione che dà la possibilità di vivere, di sopravvivere, la percezione del cambiamento. Non stia a dire sensazione del tempo, perché lei non sentirà mai il tempo e non sentirà mai lo spazio. Sono forme a priori, come ha spiegato Kant, non sono sensazioni. Primo aspetto, quindi non sono sensazioni, non ho la sensazione del tempo. In base al tempo sento. In base allo spazio sento in modo diverso. Lo spazio mi dà le cose nella loro esteriorità, il tempo sono le cose in me. Le cose in me sono tempo, fuori di me spazio. Ma anche questo è una convenzione. È una convenzione ovviamente, perché dovrei limitarmi a pensare che questo modo di sentire... Ecco, qui c'è un limite in Kant, no? Perché le forme a priori della sensibilità per Kant sono quelle. Ma Kant, questo dipende dalla nostra costituzione, no? Tutti noi vediamo tridimensionalmente, ma forse che possiamo dire che vi sono soltanto tre dimensioni? Ma come? Posso concepire uno spazio a n dimensioni, posso costruire uno spazio a n dimensioni, perché mai dovrei costringere la mia mente ad una visione tridimensionale? Anche qui l'arte quante cose insegna, no? Collegandosi alla scienza nel contemporaneo. Tutta la rivolta dell'arte contro la visione, la prospettiva, eccetera, che è diciamo la consacrazione della forma tridimensionale del nostro percepire. La volontà di scavalcare questo, di oltrepassare questo limite. No, io posso vedere a n dimensioni. Maglievici, il suprematismo, no? Quante cose insegna l'arte che ci possono essere utili anche per la... che possono combinarsi anche alle grandi rivoluzioni scientifiche. È un argomento appassionantissimo, no, questo, nella cultura contemporanea, tra le avanguardie, la filosofia e la scienza. Quindi appunto forma a priori del tempo. Adesso non mi sfugge la prima parte della sua questione, scusi. Aveva detto... Volevo dire io, è questo, cioè... La mascherina, scusa. Non mi ricordo la prima... Un attimo che mettiamo la mascherina. Alla fine io ho detto solo una cosa, io ho detto questo, lo dico con un'immagine, sono un animale, come posso sopravvivere? Perché io mi accorgo che sono qui e percepisco che c'è un leone lì vicino e percepisco due momenti diversi del leone, sì, capisco sì, che devo cambiare, cioè io percepisco un cambiamento. Sì, ma questo è un piccolo esempio, insomma. Se non, l'ordine del tempo si collega appunto con la sensazione del mutamento, della trasformazione. Quello. Certo. Era solo. È quello che dice Aristotele: il tempo non è tanto che la misura della metabolè.
se nulla si trasformasse non avrei alcuna idea del tempo. Questo vuol dire. Perché appunto percepisco una trasformazione nel mondo, nelle cose, eccetera, eccetera, che ho l'idea del tempo. L'idea del tempo ci accompagna alla metabolè, alla trasformazione, non c'è dubbio. Ma il problema è trasformazione che vuol dire? Questo è il punto, questo è il problema. Trasformazione che vuol dire? Vuol dire che la cosa passata non è più, è quella presente e quella futura non è ancora? Questa vuol dire trasformazione? E non stiamo in piedi, non ci sta. Questo, logicamente non consiste, questo discorso non è consistente, o perlomeno non è assolutamente necessario, è tutto il discorso che vi ho fatto. Ma comunque è come dice lei, noi percepiamo, l'idea del tempo ci viene non dalla successione semplicemente, perché se fosse semplice successione noi non avremmo l'idea del tempo, noi abbiamo un'idea del tempo perché la successione implica trasformazione, mutamento, metabolè. E il mutamento mi procura emozione. Procura ognuno, no, nel senso che mi spinge a muovermi. Ma sì, va bene, ma comunque il problema, cioè, lasciamo perdere quello che le procura lei, emozione, un altro che è spavento, un altro problema. Certamente noi siamo colpiti dal mutamento. Se le cose procedessero senza mutamento, noi non avremmo un'idea del tempo. È chiaro. Noi abbiamo un'idea del tempo perché vediamo questo corpo che è muta secondo quale legge? È quello che le ho detto prima, secondo una legge che è necessaria, no, non è necessaria, è probabile, eccetera eccetera. Ecco un'altra domanda. Dove era? Qua. Buonasera, dunque se ho capito bene, visto che c'è trasformazione e quindi essendoci trasformazione non c'è sconfitta, ma la sconfitta non è che se ci trasformiamo in energia abbiamo coscienza di esserci trasformati in energia, la sconfitta non è la morte dell'io, della coscienza, è lì la sconfitta. Sì, ripeto, noi avvertiamo così, non c'è dubbio alcuno, noi avvertiamo la perdita della coscienza di sé come una sconfitta, come un naufragio. Però possiamo, uno, dire, sempre dal punto di vista logico, che questa scomparsa non è affatto un annichilimento. Questo non è affatto deducibile dal nostro scomparire e il nostro annichilirci. Sono due concetti completamente diversi. Primo aspetto. E poi si potrebbe dire, ma perché sconfitta? Questo lo dicevano anche i grandi mistici, no? Il mio diventare luce, il mio risolvermi in luce, in informazione luminosa, perché a me dovrebbe essere una sconfitta. La perdita di questa pesante corporeità che mi costringe appunto a una trasformazione, a un mutamento, eccetera, perché dovrebbe essere sentita come una sconfitta. Perché? Perché non ho coscienza della trasformazione. E a volte a me la coscienza pesa tantissimo. Liberarmene, tutto sommato, perché dovrebbe essere una sconfitta? Sì, ha ragione lei, è così, l'ho detto anch'io. Noi avvertiamo questo come un naufragio e quindi continuamente appunto mettiamo in atto strategie sempre più sofisticate, sempre più potenti di comportamenti appunto che reagiscono a questa legge. Certo, è il modo in cui la nostra specie ha elaborato quella volontà di vita, il numero kantiano, così come Schopenhauer, che è un grandissimo filosofo, infinitamente più grande di Nietzsche, l'ha chiamato. E certo, questa è veramente l'essenza, la sostanza, come l'essenza di ogni sostanza vivente. Vuole mantenersi in forma, vuole raggiungere la propria perfezione,
che vuol dire vuole raggiungere il massimo della propria potenza. Il massimo della propria potenza è concepibile soltanto laddove tu a quella freccia del tempo sai invertirla, sai invertirne la direzione. Sì, è così, è così. Quindi per quanti sforzi facciamo noi non riusciamo, sembra non riuscire, però è una probabilità, è una impossibilità, è un'assoluta impossibilità. No, non possiamo dirlo che sia un'assoluta impossibilità, e tantomeno possiamo dire che la nostra scomparsa sia una vera scomparsa e non un momento del nostro continuo trasformarci. Non solo non possiamo dire che la scomparsa è annichilirci, ma non possiamo nemmeno dire che la scomparsa sia un venir meno del nostro trasformarci. Può essere una nostra trasformazione, anzi sicuramente una nostra trasformazione sotto un certo aspetto, perché ripeto, come dicevo prima, che questo istante che noi viviamo oggi potrebbe essere, nulla lo vieta da un punto di vista matematico scientifico, nulla lo vieta, potrebbe essere il presente di una stella a miliardi di anni luce di distanza da noi domani. Quindi che questo nostro presente di questa sera è eterno, eterno, eterno. Quindi no, non abbiamo nessuna ragione di dire che moriamo, nessuna. Non può essere detto, logicamente non può essere detto che noi, che la nostra scomparsa sia nulla, sia l'annullarci. Assolutamente non può essere detto, né da un punto di vista religioso, vabbè, ma lasciamo perdere, né da un punto di vista filosofico logico, né da un punto di vista scientifico. Altre domande? È l'impossibile, è l'impossibile, è l'impossibile. Ma l'impossibile... Ragionate un po', ma l'impossibile come facciamo a concepirlo se non come l'estrema misura del possibile? Noi viviamo nell'idea del possibile, no? Tutta la nostra vita è determinata dall'idea del possibile, dall'idea del potere e del possibile insieme, no? Ciò che c'è possibile, ciò che possiamo fare, non possiamo fare, che c'è possibile fare. Tutta la nostra vita è determinata dall'idea del possibile, ma l'idea del possibile implica quella dell'impossibile, perché il possibile ultimo che qual è? Che sia possibile l'impossibile. Se ragiono sul possibile devo ragionare anche sull'impossibile, se no non ragiono sul possibile. Se tutti noi siamo, se tutta la nostra, se noi siamo l'esserci del possibile, come dice Heidegger, e noi siamo anche l'esserci dell'impossibile, perché nel momento che pensiamo il possibile non possiamo pensarlo in ultima istanza se non come quella possibilità che implica la possibilità dell'impossibile. È chiaro? No, è chiaro, no? C'è una domanda? Prego. Il tempo trasforma la natura del mondo ed è legge che ogni nuova condizione si avvicendi sempre alla precedente e impronti di sé l'universo. Nulla rimane uguale a se stesso, tutto si trasforma. Un corpo si decompone, è langue, sfinito dal tempo, ma ecco che un altro ne sorge ed esce dal dispregio. E la terra si comporta in funzione del tempo, non è più capace di produrre oggi quello che produceva ieri, ma è già capace di produrre quello che si produrrà in futuro. Il tempo quindi è un qualche cosa di immateriale, ma che continua a sopravvivere sostituendo giorno per giorno ciò che la natura ha già preparato per il tempo di dopo. È vero, Cacciari, che Lucrezio diceva così? Grosso modo. Se c'è un'altra domanda.
quindi chiudiamo. Ringrazio ancora Massimo Cacciari di questa bella conferenza che ho fatto mia per intero. E niente, ci rivedremo ai prossimi appuntamenti. Grazie ancora, grazie.